Bentornati sul canale, è arrivato il momento di vacanza, ma non potevamo lasciarvi senza video e allora oggi si va in spiaggia con il Pinpointer. Prendiamo l'aereo da Milano Malpensa e partiamo, andiamo all'aeroporto di Brindisi e poi ci dirigiamo sulle spiagge del Salento e proveremo il Pinpointer tra la sabbia. Sono proprio curioso di vedere cosa verrà fuori. E dunque, segui questa avventura dalle spiagge bellissime e calde del Salento. Azione! Allora, ora sono le 6:30 del mattino più o meno. E questo è il nostro oggettino, lo andiamo a testare, vedere se funziona. Possiamo mettere sia vibrazione che il suono, proviamo subito. Vibrazione funziona, qui abbiamo addirittura vibrazione e suono insieme. Insomma dai, lo proviamo, vediamo un po' se riusciamo a individuare qualcosa, sarà molto difficile. Tanto il mare è bellissimo. Ovviamente a quest'ora siamo soli e proviamo. Allora, la prima idea potrebbe essere quella di farlo andare in questo modo, sperando di incocciare un target, però ovviamente così diventa praticamente impossibile. Bisognerebbe avere una fortuna pazzesca, ma ora invece ci mettiamo giù e cerchiamo metro per metro. Questo si vedeva abbastanza vecchio, tappo. Ovviamente questo sarà il target principale, se ne troveranno a decine se non centinaia i tappi e non possiamo certo farli vedere tutti, ma vediamo se troviamo qualcosa di interessante qua. Qui ne ho trovato, eccolo qua, già pescato Ichnusa. Beh, comunque funziona bene, rileva molto bene, a una profondità diciamo 3-4 centimetri più che sufficienti. Per divertirsi va benissimo. Allora, qui suona, qui, e cos'è? Ma non è questo di c'è, cosa che è un'etichetta. Ah, ok, oh, la prima moneta è una, oh, 5 centesimi. 5 centesimi, primo target, buono. Abbiamo trovato una moneta in spiaggia, almeno possiamo dire di averne trovata una. Ormai sono un po' che cerco. Allora, c'era questa etichetta qua. Evidentemente qualcuno ha comprato da qualche ambulante un indumento e si vede che ha tirato fuori il portafogli ed è venuto via questo 5 centesimi. Dai, buono! Questo ovviamente lo buttiamo. Alla grande. Qui intanto ho trovato il cimitero delle sdraio e degli ombrelloni rotti. Si vede che è l'angolo dove devono buttare tutte queste cose qua. E qui c'è un'invasione di formiche. Non male, eh? A livello di spazzatura siamo messi benissimo. Allora, lì in fondo c'è un professionista. Zoom un attimo, eccolo lì, col suo metal detector. Dunque, non solo io avevo avuto l'idea, eh. Sarebbe interessante vedere se trova qualcosa. Lui sicuramente c'ha più chance con un metal detector vero. Io non me lo sono portato perché in aereo, insomma, era un po' un casino, ma vabbè. Allora, altro sontuoso target, sempre un tappo della Dreher questa volta. Wow, questo sembrava una moneta, accidenti, invece no, è l'ennesimo tappo. Vabbè, di tappi ve ne ho fatti vedere abbastanza, vediamo se troviamo qualcosa di diverso. Ah, che bello, peccato, sembrava una moneta, accidenti. Va bene, comincia ad albeggiare. Eccolo lì, sono nemmeno le 7, pescatore, comincia ad esserci attività, già le 7 del mattino, lì c'è uno che pianta già l'ombrellone e alla grande. Anche questo è venuto su subito, questo almeno qualcosa di diverso, un gancetto.
Ila, questa volta ci siamo, 20 centesimi finalmente. Finalmente, dopo 30 tappi e un gancetto, si trovano solo tappi qui, È incredibile. Ci hanno messo di tempo per trovare una moneta un po' più sostanziosa. Tanto già uscita, c'è l'alba, uscito il sole. E insomma, dai, calcolando che siamo qua con un pinpointer, dunque praticamente sto piegato con la schiena tutto il tempo, e solo come, diciamo, come esperimento, il pinpointer funziona benissimo, il raggio d'azione è limitato, però dai. Allora, qui abbiamo invece, non suona, ma l'ho visto così, sembrava una penna, questo qua cos'è? Anche qua non riesco a capire cosa possa essere, cosa da piantare. Plastica. No, cos'è? Non c'è niente. Eccolo qua. Eccolo qua. E questa. Che miseria, oh! Guardate un po', questa è probabilmente una moneta, ma guardate com'è conciata! Che cos'è questa? Guardate, questa qui la analizziamo, può essere veramente. Ma non c'ho la lente dietro, non l'ho portata, ma tipo anche forse una medaglietta, però molto arrugginita, però la teniamo, non la buttiamo nella spazzatura. Sì, è una moneta, deve essere una moneta veramente fossilizzata, dunque probabilmente un centesimo. Ma come conciata, guardate cosa fa la salsedine, la sabbia, incredibile. Sì, questa è una moneta. Ecco, siamo arrivati in un punto dove ci sono tante alghe e si nasconde parecchia roba, e qui c'è questo accendino, togliamolo dal mare. Allora, ok, lasciamo spazio ai bagnanti perché si sta riempiendo la spiaggia, e noi ci riproviamo sicuramente. Un esperimento comunque molto bello, e dal Salento per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima!